Eccoci con una nuova puntata di Focus che apre in pratica una nuova settimana. Parleremo soprattutto di sanità e delle problematiche che vi ruotano attorno. Intanto numerosi studi internazionali indicano come gli infermieri, soprattutto di pronto soccorso, sono tra gli operatori sanitari più esposti ad atti di violenza e di aggressione. Parleremo diffusamente, ma non solo di questo, con Giuseppe Scuderi, bentornato. Capogruppo della lista Megafono di Vittoria. Grazie, buongiorno. Un saluto anche a Franco Rizza, bentornato, vice responsabile provinciale Dipartimento Sanità e Servizi Sociali. Grazie, saluto anche a Rizza. Scuderi, allora, addirittura ci sono studi internazionali a proposito di questa grave situazione. Voi sicuramente l'avete fatto presente questa grave situazione, anche di competenza. Sì, è chiaro, c'è stata anche una nota del sindaco, insomma, non è che sia una novità il fatto che al pronto soccorso di Vittoria e comunque all'ospedale Guizzardi di Vittoria ci siano state delle aggressioni. Devo dire che sono innumerevoli e molte volte forse non vengono neanche diciamo, fatte sapere all'opinione pubblica. Intanto va la mia solidarietà al medico che in questi giorni appunto è stato aggredito. Sono dei fatti sicuramente molto incresciosi, che fanno pensare molto, che lasciano in secondo piano addirittura quello che potrebbe essere dei piccoli problemi o grande di organizzazione della struttura stessa, perché comunque poi alla fine c'è l'educazione, la civiltà, il rispetto delle persone, e sicuramente niente si risolve con l'aggredire un professionista. Cioè sono casi isolati alla fine? No, sono casi isolati, giornalmente. Ci sono dei pericoli in primis al pronto soccorso, ma poi anche in tutti i reparti. Non ricordo benissimo, proprio l'anno scorso, l'aggressione all'anestesista dopo un'ora e più di rianimazione ad un paziente nel reparto di ortopedia. Alla fine del proprio lavoro, del proprio dignitoso lavoro, insomma, è stato aggredito. Quindi cioè, non è un fatto isolato. E poi cioè, ti dispiace che sono proprio persone, insomma, di una certa serietà, di una certa professionalità. E questo dispiace parecchio. È un fatto culturale, è un fatto di civiltà, è un fatto di educazione. I rimedi. Sicuramente non possiamo agire direttamente su quella che potrebbe essere appunto la nostra cultura, però organizzare le strutture in una maniera più efficiente, più adeguata, sicuramente potrebbe evitare alcune situazioni e inserire alcune precauzioni che da tempo io come consigliere comunale, il partito, ma anche movimenti sindacali hanno esposto, quali un posto di polizia fisso, presidio fisso, o guardie giurate al pronto soccorso. Sicuramente aiuterebbe parecchio e allontanerebbe così, insomma, le persone appunto che hanno queste tendenze, anziché risolvere i problemi diversamente. Io ricordo che l'ultima discussione seria sull'argomento fu affrontata con l'ex manager Gillotta, il quale dava giustificazioni del tipo non ci può essere il posto di polizia o la guardia privata perché è sotto i 50.000 abitanti, ma Vittoria si sa che è una zona un pochettino particolare. Certo. Ricca soprattutto di extracomunitari, perché siamo 50-60 mila i vittoriesi, ma poi abbiamo un'utenza molto grande. Ecco, e poi ci sono anche atteggiamenti che vanno, diciamo, modificati da parte di alcune associazioni o di alcuni soggetti, ma anche della stampa stessa, quando si va in televisione. Non è passato molto tempo da quando il presidente del mi aiuti della diritti del malato cittadinanza attiva, sì, si va contro una struttura, contro un reparto in televisione senza prima appurare situazioni, e quindi questo che cosa fa? Lancia un messaggio
al cittadino, all'utenza, di esasperazione. Sentiamo Rizzo, la grande massa anche soprattutto di affluenza dell'utenza è anche uno delle spie di questo. Ma tutto quello che ha detto l'amico Scudiere è in realtà la cosa vera, condivisibile. Oltretutto io ti lavoro all'interno. Il problema è anche vero, l'inciviltà nostra, ci mettiamo anche noi operatori, e come la cittadinanza dovrebbe capire che il pronto soccorso di Vittoria quest'anno nel 2014 ha avuto 43.000 accessi, si lavora H24 con un minus di operatore, dai medici, dagli infermieri, da noi stessi autisti, nonché dagli ausiliari. Un solo ausiliario che deve lavorare per 6 ore all'interno del pronto soccorso prendendo sempre ammalati o per consulenza o per ricoveri non può bastare mai. Ma il buonsenso della cittadinanza dovrebbe capire che la sanità, quando si viene lì, si viene solo perché cerca un aiuto. L'aiuto è il medico, l'infermiere, gli operatori lo danno, in tutto e per tutto. Le aggressioni ormai sono all'ordine del giorno, perché su 10 uno purtroppo deve chiamare la polizia, uno, ma 9 vengono sempre sabotati. Chi va nel mezzo? Il medico, gli infermieri, gli ausiliari o chi? Per lui. La scintilla scoppia perché chiedono subito di essere assistiti. Sì, scoppiano perché ormai hanno avuto anche l'abitudine, perché c'è, non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio. Vittoria e dei vittoriesi, sappiamo chi siamo, ce ne mettiamo anche noi, perché da buon vittoriese dobbiamo dire quello che è. Si viene in ospedale perché debbono essere serviti subito. Io non capisco perché invece l'opinione pubblica o quel tipo di associazione che va a menzionare sempre l'ospedale perché cerca l'aiuto e dà e deve dare il sostegno ai cittadini, prima di verificare e venire in TV a dire certe cose, prima deve venire da noi, dire che cosa è successo, che cosa è, perché ci sono i medici di base e non ci va nessuno, ci sono guardie mediche e non ci va nessuno. Gli diciamo che l'ospedale di Comus è operativo al 100%, Vittoria. Vittoria, l'ambiente del PS non è abilitato ad avere tutta quella affluenza di persone, perché in un attimo 5-6 ambulanze di 118 vengono a Vittoria. Qui voglio buttare una pietra, non voglio dare né positività né negatività ai nostri politici. Salvare Comiso, distruggere Comiso, salvare Comiso e salvare Vittoria. Distruggere Comiso e distruggere Vittoria. Con la nuova riforma regionale ormai ci dobbiamo adeguare, ma si debbono mettere tutti i puntini sugli i ad avere locali e strutture sanitarie abilitate ad avere tutta quell'utenza. Poi ci sono i codici, no, dovrebbero, vabbè, bisogna anche spiegarlo. Qui, ci sono dei codici. Lì c'è il problema dei famosi codici. Lì c'è il problema dei famosi codici, perché oggi basterebbe seguire, no? In ogni caso prendendo sempre la questione della struttura, l'infermiere che fa triage deve dare un codice. Che significa intanto triage? Triage è proprio l'infermiere che ha il primo impatto con l'ammalato. L'ammalato arriva, che cos'ha? Gli fa un tipo di domande, prende pressione, saturimo, c'ho tutto. Dopodiché gli dà un codice. Codice verde. Se è bianco, anzi oggi, in qualche modo, sì, in tutti gli ospedali c'è la struttura e c'è un medico che è abilitato a fare la famosa codice bianco, perché se non è niente, se ne va una broncopolmonite, codice bianco. Altre cose vanno lì e diminuisce la situazione. Ma non sono mai contenti, perché prima di andare in una struttura ospedaliera dove si parla di emergenza urgenza, si va dai medici, si va dai guardie mediche. Scoglitte è preparata bene, Vittoria è preparata bene, Comiso 7 km sono, non mi importa niente, né a me, ai cittadini, potrebbe alleggerire la situazione, a Comiso su 5 metri quadrati ci sono PTA, guardia medica, pronto soccorso. Scommettiamo che non ci sono notizie di aggressione a Comiso, c'è anche lì qualcosa. Comiso è un'isola felice. Comiso è un'isola felice perché vengono ad affluire tutti, ecco, a Vittoria. Comiso sono tranquilli. Come si può fare? Come si può risolvere?
fare spostare, no? Ma come ho detto prima, il problema secondo me è organizzare bene i servizi. Non c'entra il discorso, a mio parere, salvare un ospedale piuttosto che un altro. Ormai si parla di ospedali riuniti, quindi il concetto degli ospedali per ogni città salta con il nuovo piano regionale, quindi dobbiamo ragionare in questo senso. Però dopodiché cioè ragioniamo con ospedali riuniti, bisogna organizzare i servizi per ciò che devono per fare. Per non far ricadere sulle spalle di una sola entità. È chiaro che ormai l'indicazione è Vittoria, ospedale d'urgenza ed emergenza, Comiso deve fare altri servizi, così come l'ospedale di Scicli. E allora lì bisogna intervenire sul serio ad organizzare i servizi, nel senso che se Vittoria deve fare urgenza ed è abilitata per farla, bisogna sostenerla, bisogna aiutarla. E allora, questo Arico lo sa. E allora un medico al pronto soccorso non basta, gli anestesisti che sono presenti nella struttura vittoriese non bastano, perché c'è la rianimazione, ci sono le sale operatorie e l'anestesista non può occuparsi della rianimazione, della sala operatoria e andare anche al pronto soccorso nei codici rossi. I cardiologi non sono abbastanza sufficienti, già per il reparto stesso, ma il cardiologo viene sempre chiamato dal pronto soccorso per i problemi appunto cardiaci dei pazienti, soprattutto per l'infarto. Quindi cioè bisogna riorganizzare seriamente la struttura e dargli un senso. Il 118, la mia prima battaglia, che continua ormai da anni, sul medico a bordo dell'ambulanza, e quello è un altro problema, perché abbiamo un sistema di emergenza che la Regione Sicilia deve decidersi a sistemare, dove vede la città di Vittoria 50.000 più 30.000 extracomunitari solo con un'ambulanza e un infermiere, la medicalizzata messa a Comiso senza infermiere, ha del paradosso. Cioè facciamo le cose a metà, zoppate, medicalizzata senza infermiere, un infermiere soltanto per Vittoria, Ragusa conta 3 ambulanze, Modica ne conta 2, Vittoria che ha dei numeri allucinanti di codici rossi, di uscite, ci ritroviamo. Eppure Enrico, quando viene a Palazzo Iacone a discutere col sindaco, di queste cose se ne parla o no? Penso di sì, ne parlerà. Se ne parlerà questa settimana al Consiglio Comunale, ci sarà un Consiglio Comunale specifico sui problemi della sanità, ci sarà presente il direttore generale, il direttore sanitario, ci sarà la deputazione regionale, e quindi questo sarà diciamo un bel appuntamento dove al Consiglio Comunale si discuterà appunto dei problemi della sanità. È chiaro che questi problemi andranno sviscerati come si deve. Certo. Io so che Rista sul 118 delle cosette ce n'ha delle... Sono acqua passata. Lei tra l'altro è un decano. È stato un cavallo di battaglia. Possiamo che dire io che è un decano lei, no? A Vittoria. Io di questa situazione ho fatto e me ne sono prese parole di cotte e di crude, ma alla fine sempre guardo dritto. Critiche, ma lei fa il suo lavoro. Sì, io oltretutto essendo sopra un'ambulanza già vedo tutto, sì. E quando incomincio a vedere la mala sanità anche tra di noi stessi già ti porta l'urto di andare a battagliare per qualsiasi cosa. È anche vero che dopo tante battaglie anche lui è stato un artefice. Ho trovato poi una mano di appoggio. L'ho trovato. Le ambulanze nuove a Vittoria sono arrivate. Sì, però dobbiamo quando io ho detto la questione sulla povera ragazzina Iozia che è deceduta. Per una questione di quella, io ho fatto una settimana di battaglia. Me ne hanno detto sul defibrillatore. Mi hanno detto che non c'era bisogno del medico. Chiedevamo e chiedevo automedica, che è diverso dall'ambulanza medica. Qual è la differenza? La differenza è che in ogni caso prima parte l'automedica con il medico a bordo, va a verificare e tempestivamente viene l'ambulanza, dicendo quello che ha detto Scuderi, che in una città di 70.000 abitanti noi avevamo 2 postazioni di 118 e ce n'è stata sempre una. Posso dire anche dove erano collegate, una era alle Maia, all'estrema opposta, e una era all'interno della struttura nostra dell'ospedale, sempre una. Dopodiché avevo detto anche, mi dispiace dire quello che pensano gli altri, ma io quello che devo dire, scogliete, non ha bisogno di avere
l'ambulanza con il medico. Basta un'ambulanza di 118 con autista, soccorritore ed infermiere. Perché le discrepanze che sono, comune di Agate, possono morire tutti, autista e soccorritore, non c'è né infermiere e né medico. E come fa? Giusto. Giusto. La macchina, che cosa? Santa Croce, idem, Santa Croce è un comune che è a rischio più di noi. Perché non ha alcun presidio. Non ha alcun presidio ed è extracomunitario all'infinito. Non lo so se i prossimi che ci saranno le elezioni si presenterà un sindaco emigrato. Questa è la realtà. Dei piccoli centri purtroppo. Allora. E dopo che cosa devo vedere? Chiaramonte, cosa? Medicalizzata. Scoglitti, medicalizzata. Finiamola di fare campanellismo. Come? Parliamo. Come se poi non ne parliamo? Come se non ne parliamo? È un piano che fa acqua da tutte le parti, sì. Possiamo dire. E allora cerchiamo di sistemare, perché io quando ho fatto quella famosa pianta di organizzazione del 118. L'aveva proposta? Proposte e com'era combinata? Non capisco perché Modica, Ragusa, medicalizzata, Modica con 12 ore, con il rianimatore. Ragusa medicalizzata. Santa Croce medicalizzata, Scoglitte medicalizzata e noi che siamo? Parenti poveri. Noi che siamo, non voglio dire quello che mi viene uscito. Volevo aggiungere fuori qualcosa. Ma l'amico Rizza che io stimo di perché animo sanguigno, sì, caliente. Io no, stimo sanguigno. Perché entrambi insomma abbiamo avuto sempre molto cuore. Anche perché ne è passata di tante. Dobbiamo avere anche il coraggio di dire che chi ha messo il bastone fra le ruote è stato anche qualche altro dirigente medico, no? Che ha sempre sostenuto che la medicalizzata a Vittoria non serviva perché c'è l'ospedale vicino, insomma io poi questo qui lo dovrebbe spiegare alle persone che sono morte, ai ragazzini che sono morti, lo dovrebbe spiegare ai quarantenni, ai cinquantenni morti di arresto cardiaco, dove insomma, quella bambina aveva 13 anni, scusa. La presenza di un medico sicuramente è importantissima, perché all'istante tu puoi somministrare dei farmaci salvavita, puoi intubare il paziente, lo puoi trattare in una maniera diversa. E quindi, insomma, che il medico a Vittoria non servisse a bordo dell'ambulanza, veramente è del paradosso. Ma io credo che il nuovo manager, che è un medico, e questa è la nostra speranza, perché finalmente dopo aver avuto insomma parecchi soggetti da avvocati eccetera eccetera, un medico capisce realmente le sue primazioni, danno conforto a questa sua tesi. Ma io credo che i presupposti ci siano per fare bene, è un interlocutore che insomma è capace da un punto di vista professionale, il direttore generale insomma è riconosciuto. Ma lei non pensa che c'è anche la politica che in questi casi ha un suo peso? Ad esempio Comiso ha Di Giacomo presidente della commissione sanità. Sì, la politica può essere questo un dato. Ma la politica quando ha il suo peso, che ricade su migliorare i servizi e dare qualità ai servizi cittadini, ben venga. Quando invece la politica si occupa soltanto di diciamo di proteggere alcune situazioni personali o di campanilismo, e allora lì è il problema, perché infatti il nodo principale non è che un reparto venga spostato in un'altra città o viceversa, e il problema non è quello, perché 6 chilometri come si è detto prima si fanno tranquillamente. Il problema è che se Vittoria deve occuparsi di emergenza bisogna farlo seriamente ed avere il coraggio di prendere iniziative serie, di togliere quei rami secchi, quei servizi inutili, quei servizi messi nel posto sbagliato. Questo bisogna fare, e la politica dovrebbe avere un atto di serietà nell'organizzare questo, perché due chirurgie, due pronti soccorsi, due a distanza di pochi chilometri non risolvono niente né all'uno né all'altra città. Ad esempio Vittoria è un chirurgo che sia presente 24 ore su 24 in ospedale, ma secondo me è la cosa primaria. L'anestesista in più da dare supporto alle emergenze è di primaria importanza, così come il cardiologo e così come tante altre cose. Risorse, coperta corta, si tira da una parte, corta dall'altra,
Voglio fare una frecciatina sulla questione della politica c'entra. Sulla politica. La politica c'entra. E come non c'entra? A me dispiace che ognuno di noi, o partiti, o associazioni, vanno sempre perché la sanità per loro è un parco voti essenziale, però io alla fine vedo una cosa. Penso che l'onorevole X lavora bene perché si trova nella sua città, non pensando che invece sta facendo un male gravissimo alla sanità iblea, che è diverso. A tempi non sospetti, quando io ero consigliere comunale e dicevo togliamo il doppione, facciamo unico presidio con caratteristiche diverse, io ho avuto anche la forza di dire ma quel padiglione nuovo che oggi c'è nella struttura del Guzzardo di Vittoria ha avuto un senso? Punto interrogativo. Secondo lei? Secondo me no, perché bastava con quei 35 milioni di euro spesi, avrebbe portato un beneficio di servizi in più, tipo neurochirurgia, tipo cardiochirurgia, tipo altre cose che ben vengono, ma dal momento in cui c'è stata la diminuzione dei posti letto, quella struttura alberghiera che fa venire attualmente lo schifo e ora dice che hanno trovato i soldi per farla, o vedere tipo i palazzini di Contrada Fanello, ognuno con le sue serrante, la struttura deve essere unificata a tutto e per tutto, vedi e vedi tutto. Dopodiché il discorso è uno, lui già l'aveva accennato e io lo ripeto, non c'è bisogno di avere due chirurgie, non c'è bisogno di avere quello che si era prestabilito nel piano regionale sanitario, si doveva fare, si doveva avere il coraggio di farlo per una volta e per sempre. Comiso, abilitato a tutti gli ambulatori specialisti, RSA, lunga degenza, centro riabilitativo e pronto soccorso, che non sono il tipo di dire un pronto soccorso si asciura, no, c'è la struttura che è l'aeroporto, le persone possono andare e per il Polo e il Parino quella struttura dovrebbe essere il fiore all'occhiello, si alleggerirebbe il lavoro al pronto soccorso di Vittoria e ci sarebbe comodo. Fino a quando si va, quello non si tocca e non si chiude, quello non appena si legge, domani la 1 aprile la chirurgia è chiusa. Non chi fa sciopero della fame, chi fa sciopero di quello, no, non si va intanto così. Sì, scusate, quel padiglione è inutile intanto. No, ma non è inutile, poi c'è da dire anche una cosa, che quel padiglione fu progettato, e ideato, pensato nel 1983. Quindi dall'83 ad oggi sono cambiate tante cose nella sanità, ci sono state tante rivoluzioni, quindi quello che è stato pensato e previsto è stato nel 1983 sicuramente oggi non fa per noi, però diciamo la struttura è abbastanza cioè, utilizzata per quello che si può, essendo lontana dalle sale operatorie e lontana dalla rianimazione, è chiaro che si è dato diciamo un altro taglio a quella struttura, ma il problema non è quello. Qual è il problema? Il problema lo vado a dire io, il problema non è quello, il problema è vero quello che dice lui, ma è anche vero che ai suoi tempi il manager Gillotta è venuto lui a inaugurare quel padiglione. Io mi sono permesso di dire che lui diceva dobbiamo salvaguardare questo albergo di 5 stelle. E io gli ho detto solo una cosa, lo vede quello dipendente che lavora, lei ormai non fa lavorare una struttura 5 stelle, prima di inaugurare e portare già i pazienti lì dentro, il problema subentra a quello che c'è tutt'oggi, la questione della carenza del personale. E concorsi sicuramente. Concorsi zero e non sai l'ultima. Negli ultimi 5 mesi, che prima c'era l'infermiere di ambulanza, negli ultimi 5 mesi nessuno ha avuto il coraggio di dirlo, presi gli infermieri di reparto con 2 unità, medicina, 30 malati, 2 unità infermeristiche, uno si deve spostare per fare il trasferimento. È stato superato questo problema. Superato come? Non,
non mettiamo da oggi c'è il pool, ed è grave, perché io sono stato sempre contrario ai progetti sanitari. Però sempre, la gente così non sempre contrario. Si potevano prendere 4-5 unità a giro con l'incarico, 4 mesi, 5 mesi, 3-4 unità sole ed esclusivamente adeguate per l'ambulanza, perché emergenza urgenza. Non scherziamo, perché di tutto quello che c'è lì dentro, ora vorrei vedere com'è che un infermiere, con tutte le sue fragilità che ha, ma non ha l'esperienza di entrare in un'ambulanza e incominciare ad aprire, ti domanda dove è l'inverte, ti domanda dove è l'ossigeno, dov'è la preparazione. Facciamo sempre il buco nell'acqua, questa è la realtà. Chiarissimo. A chiudere, ci sono anche aspetti positivi del nuovo piano regionale. Vittoria avrà una struttura complessa di otorino, e quindi questo, diciamo, è un servizio molto importante per, cioè, si sa il piano, per il piano regionale. Ci sarà la Strocchi Unity in neurologia di Iemolo, del professor Iemolo, e quindi unica in provincia. E questa, diciamo, che è fondamentale. La chirurgia vascolare rimane a Vittoria, quindi gli aspetti positivi ci sono. Poi c'era il consiglio comunale prossimamente, il consiglio comunale sviscerare, no? Sì, cioè, sì. Bisogna anche da, certo, lì, se no, se non c'è l'input. L'ultima cosa che io dico, sì, brevissimo. Finiamo, io confido nella buona volontà del nuovo manager, ma l'unica cosa che insisto e dico: speriamo che trovino i soldi in primis per l'allargamento del pronto soccorso di Vittoria e di avere l'osservazione breve con medici in più ed infermieri in più. Questa è la cosa. Con questa speranza chiudiamo. Grazie a Franco Rizz. Grazie a voi. Grazie a Giuseppe Scuderi. Grazie a voi per l'invito. Alla prossima. Grazie a chi ci ha seguito. Come al solito, appuntamento a domani.